Caterina Sciula, George Blagden, protagonisti di The Land of Dreams, un film che mi è piaciuto moltissimo e questo ve lo dico subito. Allora, una storia d'amore nella New York degli anni 20 tra un uomo che ha il dono, no, di poter far vivere i sogni e una donna che invece non sogna più, insomma un po' ha rinunciato, no, è disillusa. Che cosa vi unisce? Cosa vi fa toccare le vostre anime? First of all, I liked the movie very, very much and I wanted to tell that straight away. It's a love story between set in the New York of the 20s, between a man who is able to make dreams kind of real and a woman who has given up her dreams. And what brings you together? What unites you? It's magic. Ma sono due, come hai detto tu, sono due mondi completamente diversi e il fatto di trovarsi e ritrovarsi poi in seguito in realtà è l'amore. È l'amore che sembra banale dirlo, ma può farti risvegliare nel caso del personaggio di George e nel mio caso può farti ricredere in te stesso e in quello che vuoi per te. Prego. I don't know what you said, but I but I love. I love. Okay. Which love. In yes. The case of George can awaken you and in my case can make me believe back again in myself. Sì. yes, I agree. I think they complete one another. You know, they Eva needs the shot of energy that Army has of chasing his dream. Eva needs this in her life, and Army needs to be reminded that reality sometimes is more important than spending too much time in your dreams. So they serve one another what they need, if that makes sense. Beh, sono d'accordo con lei, nel senso che si completano a vicenda. Eva ha bisogno della carica di energia che Army ha e che possa consentirle di perseguire il sogno. E Army, a sua volta, ha bisogno che gli si ricordi che la realtà a volte è più importante e che non puoi sempre passare tutto il tempo, troppo tempo, dentro un sogno. Come vi siete trovati in un musical? Bravissimi entrambi, tu poi hai una voce fantastica, avete Grazie. Cantato, avete anche ballato. Concordavamo con il regista che il musical forse era la forma migliore per raccontare questa storia così magica e onirica. How was it for you to act in a musical? You have a very beautiful voice and we were agreeing with the filmmaker that probably to tell this such dreamlike magical story, musical was probably the best genre, the best form to express it, but how was it for you to act in it, be in it? Sono molto grata, Nicola, a tutti quelli che hanno creduto in questo progetto, ma anche tutti quelli che hanno creduto in me, di avermi dato una responsabilità senza aver mai girato un musical, senza aver mai cantato, e quindi è stata una sfida, una sfida importante. Ma devo dire, ho trovato il sostegno di tutto il gruppo, di tutta la squadra, in primis di George, che invece viene dai progetti anche musicali, quindi è stato molto stimolante. Concordi che è il genere adatto per questo Do you tipo di storia? Is it the right genre to tell this type of story? Yeah, I think so. If you want to tell a love story, I think there is no better genre than a musical, because with musicals you deal with raw emotion. You accept, as an audience member going to watch musicals, or if you're part of them, you sit down and you accept that you know what you're about to watch is raw emotion. If you're doing like a romantic comedy or something, there's often a filmmaker wants to put like a clever stance on it, or like there's some intellectual way of interpreting how people fall in love. With musicals, it's just, this is my soul, that's yours, here's our hearts, raw emotion. It's beautiful to be a part of and it's beautiful to watch, you know. I think it's perfect. Sono assolutamente d'accordo, penso appunto che
raccontare una storia di amore attraverso il musical non possa essere espressa in maniera migliore, perché in questo modo non hai, fai altro che in un certo senso tirare fuori, esprimere le emozioni allo stato grezzo, allo stato puro, per quello che sono, e chi va a vedere questo tipo di film sa che riceverà questo dal film, e quindi lo accetterà, accetterà questa espressione di queste emozioni veramente per quello che sono, senza essere filtrate come potrebbe essere magari in una commedia romantica attraverso l'idea di renderle un po' più intellettuali, cercando di interpretarne, di interpretare appunto a livello intellettuale la ragione per la quale uno si innamora. È l'amore di qua, l'amore di là, il cuore e questo incontro, e quindi è questo esprimere in maniera proprio sincera, diretta, le emozioni. Grazie, viva i sogni. Grazie. After Dreams.